Questo programma è offerto da Acqua Vita Sana e qualità e benessere in movimento. Disseta la tua vita, bevi Acqua Vita Sana. Il Bonsai, bar, ristorante, pizzeria, Via della Vittoria, Lamezia Terme. Bar, pasticceria, gelateria, cioccolà, Via Salvatore Aversa e Lucia Precenzano, a Lamezia Terme. Gioielleria Rocca, dal 1898 una tradizione tramandata da anni, dove potrete trovare marchi di alta qualità, quali International Diamond, D&D Gioielli, 1R, Michele Affidato e Mari del Sud, linea esclusiva ideata dagli stessi titolari. Inoltre sono presenti prestigiosi marchi di orologeria, Paul Picot e Accent. Gioielleria Rocca, Corso Nomistrano, Lamezia Terme. So Chic, Davide Parrucchieri. So Chic, il salone di bellezza per donna e per uomo. Qualità e professionalità al servizio dei nostri clienti. Vasta gamma di servizi esclusivi e prodotti a marchio L'Oreal. Per essere So Chic, vieni a trovarci in via 20 settembre numero 47. Autonoleggio, PM Servizi SRL, affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Sara Assicurazioni, una famiglia da 80 anni al servizio della Metini nel campo assicurativo. Sconti del 40% sull'assicurazione dell'auto, del 30% sull'assicurazione della casa e sull'assicurazione degli infortuni. Sara Assicurazioni, via Scaro Puzzino 2 e Lamezia Terme. Ehi mamma, ma che mia! Mi hanno... Buongiorno Pasquale, innanzitutto. Buongiorno, buongiorno. Mi hanno contestato la location perché alle spalle c'è troppo movimento. Sì, sì. E guarda, la gente si distrae. Ci vorrebbe uno specchietto retrovisore con quelle delle macchine. Poi mettiamo la macchina, mettiamo tutto quanto l'attrezzatura davanti allo scolastico e dico che è troppo statica. Insomma, praticamente non accontentiamo mai nessuno, come al solito. Ecco, sono contento, Pasquale si è fermato, siamo qua sempre sul corso Giovanni Nicota, si è fermato e sono contento perché lo voglio coinvolgere in una vicenda, io ne sto parlando, ma lui ne sa molto più di me, più addentrato di me, perché la segue costantemente e sto parlando della Vigor Lamezia ovviamente, voglio aprire anche con la Vigor Lamezia, ve l'ho detto ieri, amici miei. Alla mente ci sono tantissime cose più importanti, ci mancherebbe altro. È inutile ripeterci, non voglio mai la solita retorica, eccetera. Però la Vigor, ho parlato di una torta, è una fetta importante di questa torta. Guarda. Allora Pasqua, quali sono? Se ne sono dette di tutti i colori, sui social impazzano mille notizie. Da te vorrei sapere di qualcosa di più puntuale, di più credibile, sì, sì, di modo sì, che la gente possa avere le idee chiare. Ecco, come ho scritto sul quotidiano, c'è un gruppo di imprenditori di Lamezia che ha acquisito il titolo del CSI Staletti, che gioca in prima categoria, tra l'altro particolare curioso, qualche curiosità, questa squadra era di un sacerdote. Che Staletti? Sì. Beh, lì, ecco, vedete come Pasquale poi quando va a spulciare tutte queste... Questo sacerdote è stato trasferito a Sassari in Sardegna e per cui non c'era nessuno che poteva mantenere la squadra in questo
paese, mi sembra che è piccolo Stalettino. Oh, mamma mia, come no? Copanello, quelle zone. Sì, sì, piccolissimo. E tra le altre cose, l'allenatore di questa squadra era Andrea Parentela, un ex giocatore della Vigor Lamezia. Addirittura. Ti ricordi quel Parentela che era velocissimo sulla faccia? Sì, me lo ricordo. Quindi poi... Però Pasqua, vedi, no. E tanti hanno fatto tantissima ironia, no? Cioè, perché Urrunti, tutte queste trattative che c'erano, Frontico, adesso con Ustaletti sta impazzando anche, no? Sì, l'ironia. Toni, certo, giocare in prima categoria per la Vigor Lamezia non è il massimo della vita. Certo. Lo sappiamo tutti, siamo tutti tifosi, vogliamo bene alla Vigor Lamezia, ma quali erano le altre soluzioni per mantenere in vita la Vigor? Ecco, domanda. L'altra soluzione era quella di giocare in terza categoria, oppure non giocare per nulla per un anno, oppure acquistare un titolo in Serie D o magari in Eccellenza. Ma, come tutti sapete, per acquistare ci vuole uno che vende. Siccome l'unica possibilità di titolo era questa dello Staletti, per mantenere in vita i colori biancoverdi, poi del resto i tifosi non dicono solo i colori. No, i veri tifosi dicono che non gli interessa la categoria. Dicono che ci interessano i colori e i colori ci saranno, sono rimasti in vita in prima categoria. Uno dice vabbè, ma questa non è la Vigor perché è lo Staletti, ma la Vigor a 50 diverse volte ha cambiato pelle. Sì, sì. Io mi ricordo che cantava, mi è piaciuto ma anche stamattina, ma anche se non stamattina mi sbaglio, sono tu ancora torni, sì, tu torni come tutta perché mi era sfuggito il fatto che la Vigor Lamezia Didattico nel 77-78, che era una società per azioni, fallì e poi nacque la S Vigor Lamezia del compianto professore Menniti. Quindi voglio dire, poi anche Cantafio comprò il Real Catanzaro, Cantafio Gaetano, comprarono il Real Catanzaro e il primo anno giocarono a Lamezia e il comprensorio Lamezia era quella, non era la Vigor Lamezia, con sede a Settingiano addirittura, la sede era a Settingiano. No, no, ma Pasqua, chi vuole ricordare deve ricordare. No, anche il Cosenza comprò il Castrovillari, anche il Cosenza comprò il Rende, cioè voglio dire, ci sono questi passati, però di fatto poi diventerà Vigor Lamezia. Cioè, sono... Infatti tu fai una bella, vedo che, ecco, tu fai una bella, la premessa e poi una bella cronistoria qua. Ricordi il compianto giudice Amatruda? Quando arrivò in C2 con la sua Adelaide Nicastro, si prese la Vigor di Venture e cedette il titolo a Chiaravalli, te lo ricordo? Eh certo, è come non l'ho vissuto. Era impegnato in prima persona. Poi dopodiché, ironia della sorte, quando Cantafio è andato a comprarsi il Real Catanzaro che era presidente Soluri in Serie D, altro non era che l'ex Adelaide del giudice Amatruda, capisci? Insomma, tutte no. Quindi voglio dire, non era... Poi chiaramente è chiaro che adesso facciamo ironia, nel senso siamo amareggiati perché giocheremo con squadre di piccoli comuni, di piccoli paeselli, ma non c'erano... A meno nome. A Caccuri, non lo so. Guardate qua. Non lo so ancora chi c'è in prima categoria, sinceramente. Poi voglio dire, quindi il primo obiettivo dei nuovi soci è quello di mantenere in vita i colori bianco-verdi. Quindi se i tifosi dicono che amano solo i colori, non ho capito qual è il loro problema. Però leggere, no, vedi come mi... Poi tra l'altro in promozione è stato ripescato il Fronti, quindi la Mezzia Terme, oltre alla Vigor Lamezia in prima categoria, avrà tre squadre in promozione: San Bias, Fronti e Promosport. Aia, per la gioia di Cutré, per Vincenzo Cutré scommettendo .it Fronti. Tra l'altro la Vigor aveva, cioè la Vigor, questi nuovi soci che hanno acquisito il titolo dello Staletti hanno avuto trattative anche per l'acquisto del Fronti, sì. Solo che non è stato raggiunto l'accordo, se no altrimenti Fronti si sarebbe... Guardate qua, lo sappiamo, lo so. Cioè non c'è altra soluzione. Questo ragionamento non entra nelle corde, ovviamente, dei tifosi, poi, quelli... Poi dicono, dire, ah, più ma ci sono soci... Esagitati. Allora, per quello che mi risulta, a me non c'è nessun socio delle scorse... gestione. Ah, c'era questo, sui social, ecco, no, sui a me risulta di no. Esatto, sui social sta impazzando anche questo discorso. Ah, ma vuoi vedere che in mezzo a questo guai così? No. No. Allora, Pasquale, a notizie di prima mano, prima, adesso no. Non li diciamo, però mi ha nominato 4-5
imprenditori, 4-5 persone che non hanno nulla a che vedere con le passate gestioni, quindi state tranquilli da questo punto. Tra le altre cose, Doni, questi stanno cominciando per cercare poi di creare, ricreare, rilanciare, cioè poi magari ci saranno altri che si avvicinano, cioè bisogna ripartire dalle macerie, sicuramente. Tutto quello che è successo lo sappiamo, lo abbiamo detto in mille salse, sappiamo i responsabili, presunti responsabili, sappiamo ognuno, il sindaco, eccetera, tutto l'abbiamo detto in televisione. Ma guarda che abba qua. No, no, scusa, intanto, però compriamo... No, Tony, scusa, però adesso bisogna ripartire, è inutile dire che... Sì, è inutile parlare sempre delle stesse. Anche alcuni colleghi che ho letto alcune cose che scrivono, giocheremo con il... I colleghi devono anche dire quali sono le altre soluzioni. L'ex sindaco di decollatura, vieni qua caro mio marito. L'architetto Mario Pelle. Mutile. Giova, vedi il mio ex, il mio caro amico. Grande amico sempre. Che si dice la decollatura arriva a 628? Sì, sì, no? sì, certo. O no? Certo. Ci arriviamo. La macchina. Ecco, con la macchina ci dovremmo arrivare oggi pomeriggio. Allora, tutto a posto, decollatore? Tutto a posto. Ma tu entri nell'agone politico a breve, sì? Certo, ci sono... Mario Perre è consigliere comunale d'opposizione. Sì, però... È l'unico che si oppone. Ma è stato, è stato perché, sì. Poi si doveva, perché poi è caduto il comune per non hanno approvato il bilancio. Sì, è caduto il comune e andavo giù ad una ditta, ma nuovamente. Ti ho fatto piacere, ma... Anche a me. Ciao caro mio, ogni tanto spezziamo. Quindi noi arriviamo con la macchina a decollatura. Sappiamo tutto quello che è successo, però è inutile ormai, bisogna ripartire. L'unica soluzione era l'unica soluzione migliore, altre soluzioni non ce n'era, l'unica era terza categoria o seconda oppure. Io voglio dire ai tifosi più, diciamo, più attaccati visceralmente, morbosamente alla Vigor Lamezia, guardate, prendiamone atto, e se vogliamo fare veramente una cronistoria degna di tal nome, io vi dimostro che in Italia tantissime realtà, anche più importanti delle città di Lamezia Terme, sono state costrette a cominciare da zero. Nel 1900 nella stagione 91-92 il Crotone giocava in prima categoria, adesso è in Serie A. Ma ce l'ho fatto da giovanile, là sono. No, il 91-92 il Crotone, l'attuale società, giocava in prima categoria. Sì, ma giovanile che comprò Crotone. Il titolo della giovanile Crotone. Della giovanile Crotone che gioca pure alla Lamezia, sì, ti ricordi? Sì. Quindi, vabbè, ti ricordi tu. Adesso sei stato è inutile dire, Madonna, adesso giochiamo col Cacuri, qual è la situazione? È bruttissima sta cosa, però. Intanto dobbiamo andare allo stadio, perché? No, mi stavo dire, questa nuova società vuole creare in modo che poi piano piano si crei un tessuto. Dicevo a Pasquale prima, Pasquale ha detto magari. Io invito l'attuale dirigenza a fare tutti gli sforzi possibili, no? A che si possa festeggiare il centenario della Vigor, almeno in eccellenza. Non stiamo parlando di Serie A, di Serie B o di Serie C, ma l'eccellenza è il minimo, voglio dire, per una società come la nostra. Sarebbe bellissimo poterla festeggiare, no Pasquale? Mo vincimo papà, una bella doppietta, o mi sbaglio? Sì, certo, adesso diciamo... Ho capito, no, come dire, no, lo so, il sentimento nell'animo dei tifosi qual è, come me, come te, come tanto. Cioè quello che adesso dobbiamo giocare con queste squadre, ma io non vedo qual è... Altrimenti la Vigor spariva del tutto, cioè non c'erano più i colori bianco-verdi. E, tanto... Quindi voglio dire, quantomeno resta, uno dice ma questa non è la Vigor, ma ripeto, non è la prima volta che la Vigor cambia pelle, cioè che acquista altri titoli, cioè voglio dire, non è che. Quindi... Un è successo niente. No, bisogna ricominciare. D'accordo. Bisogna ricominciare. E questa era l'unica. E io voglio invitare anche un gruppo abbastanza nutrito di persone sui social. Di finirla di sparare a zero su Tizio, Caio, no, anche perché poi si dicono sempre le stesse cose. Guardate, non è il caso. La Vigor Lamezia ha avuto grossissimi problemi negli ultimi 2-3 anni, giusto? Sì. No, tu mi devi correggere. Dal 2015 in poi. Dal 2015 in poi. Quindi negli ultimi 3 anni, 2 anni e mezzo.
affermare che non ci sono responsabilità sarebbe da folle. Tra le altre cose, qualche altra però, soluzione per la verità ci sarebbe stata, però io parlo dopo il fatto che non si è iscritto, perché la Vigor Lamezia è stato detto dei debiti eccetera eccetera, la Vigor Lamezia SRL, allora la Vigor Lamezia SRL ha debiti verso Equitalia per 480.000 euro certificati da Equitalia. Di questi 480.000 euro certificati da Equitalia ci sono dei crediti, è bene dirle le cose, io ho visto le carte, 90.000 euro dal comune ancora non dati per la manutenzione dello stadio di Ippolito, 89.000 euro dal comune per gli impianti di videosorveglianza e sono 170. Io tengo la contabilità. E sono 170. 38.000 euro dalla Lega. 210. E 300.000 euro dal Parma. 500. Allora, super 200 si può ancora giustare a mio parere. Quelli del Parma, secondo me, su Cumo, Cuscumi, i crediti da molti servizi del comune di Amantea. Però si è iscritta al fallimento. Però la Vigor Lamezia si è iscritta nel. Quindi voglio dire, li puoi mettere in bilancio queste cose, come tu sai, no? Quindi voglio dire, tra debiti e crediti, no? Non è che c'era tanta. Addirittura c'è un trend positivo. Vabbè, poi ci sarà qualche. Cioè, ma siamo latoni tra debiti e crediti, perché queste sono le cose. Quindi voglio dire, se si fosse fatto un discorso serio di coinvolgimento di imprenditori importanti, ecco, in questo caso avrebbe svolto un ottimo ruolo il sindaco della Lamezia, che però purtroppo non ha fatto, cioè voglio dire, no? Il sindaco Mascaro ha pure le sue responsabilità come sindaco, nel senso che non si è dato molto da fare, fammi finire. Dopodiché, e chi si muove? Dopodiché ci poteva essere anche un'altra soluzione, quella di un coinvolgimento politico istituzionale per fare pressioni alla Lega a Roma. E dire, siccome noi siamo una città di 76.000 abitanti, 71.000. Per il bacino d'utenza, per la storia del calcio, iscriveteci in promozione. Questo magari se potevano farlo in deroga come è stato fatto per l'Ancona. L'Ancona che è una squadra pure blasonata, per questioni di bacino d'utenza, di blasone, l'hanno iscritta in promozione. Potevano farlo pure, però qui ci voleva un impegno del sindaco e dei nostri parlamentari, dei politici, cioè voglio dire. Dei nostri parlamentari. Ma parlamentari che vuoi caparano assai, che vuol dire? Cioè voglio dire, fare un movimento. Ecco, questo non c'è, è mancato pure. Quindi, ecco, questo non è, ecco, questo non è. Le responsabilità. La verità che è questa. È che io ti addebito. La verità oggettiva, i fatti sono questi. Pino, e parlo del mio amico Pino Galati. Doris, parlo della mia amica Doris Lomoro. Anto, e parlo del mio amico Antonio Scaldo. Cioè voglio dire, no? Voglio dire, sono queste io le responsabilità che vi ho sempre adottato, che sul territorio un ci si di giù, cioè tutte le problematiche che abbiamo qua alla Lamezia vi vedono assenti, ingiustificati. Pasquale, scusa, perché questo fatto che dice Pasquale, che io non conoscevo per la verità, perché ripeto, lui è molto più addentro di me in queste cose, la dice lunga sul disinteresse da parte della classe politica. Quindi ci potevamo giocare quest'altra carta, dice Pasquale. Politica, istituzionale. Politica. Come bacino d'utenza. La risposta sarebbe stata no, ma ci hanno provato. Esatto. Invece mo ne resta il rammarico con la nuova. Adesso poi, dopo, siccome non è stato, ecco, siccome non sono state fatte tutte queste serie di cose, l'unica soluzione era questa che hanno fatto. Si poteva fare, ma siccome non è stato fatto, si è fatto. Allora, in questo caso il sindaco di Lamezia, perché per portare un titolo da una città a un'altra ci vuole anche l'interessamento del sindaco. Perfetto. La Lega nella documentazione ha voluto anche una lettera firmata istituzionale del sindaco di Lamezia Terme affinché questa squadra potesse giocare al Ippolito, e in questo caso per poter giocare al Ippolito bisogna anche dire grazie alla scuola calcio AS Bianco Verde Lamezia, presieduta da Saverio Caccamo, perché ha dovuto firmare per dare l'adesione affinché si potesse giocare al Ippolito di Lamezia Terme. Se no manco ci potevamo giocare. No, perché dovevi giocare a Stalettino. Però siccome ti sei affiliato a questa scuola calcio. Oggi a Stalettino potevamo andare a Copanello, chiedere parte. Siccome il sindaco ha fatto questa lettera istituzionale alla Lega, allora si può. Quindi giocare. Quindi è intervenuto anche il sindaco in questa storia. Come a livello istituzionale. Come dice Pasquale. Allora, l'unica possibilità, l'unica ancora di salvezza per la Vigor Lamezia era questo visto che non si è stato fatto quello che ha detto. È certo. Quindi non facciamo più ironia,
lasciamo perdere il sarcasmo, lasciamo fottere tutte le polemiche, lasciamo fottere tutto il passato. Posso anche dire una cosa, allora io comunque questa è una mia idea personale, ho una sensazione che, ma non solo per la Vigore, un po' in tutta la città, sì, per tutta la città, per la mentalità che abbiamo, è come se a volte qualcuno godesse oppure avesse invidia se si facesse un qualcosa, siccome l'ha fatto Nina Matruda e siccome Nina Matruda mi ha antipatico, questa cosa non mi piace, pure che è buona. Ah no no no, ma chi sei il nuvezzo, ma chi su che è proprio, no, chi sei il tuo DNA di Lametina, hai fatto bene a sottolinearlo, ma questo lo abbiamo nel DNA, ci mancherebbe altro. Qua si gode anche per le disgrazie altrui, quindi guarda che livello si è. Poi fanno, si fanno anche teorie, ammuccia, sì, cose, sì, che cosa. Cioè, sì, sì, sì. Volevo anche dire che finora non si sanno chi sono i nuovi soci, e quello è scritto anche qua, Tonino, vedi? Ancora i nuovi soci non sono usciti, diciamo, allo scoperto, perché ancora non c'è l'ufficialità da parte della Lega. Quindi se non c'è l'ufficialità della Lega non possono loro dire chi sono. Quindi una volta che sarà ratificato dalla Lega questo passaggio di titolo sportivo, usciranno i nomi presidente, vicepresidente. Guardate, quando dovesse, quindi non è uscito per dovesse questo concretizzarsi il tutto, io mi auguro che tutta la città, tifosi ultra compresi, no, accolgono, no, possano accogliere questa nuova compagine, voglio dire, non solo a livello, ma questa compagine a livello di soci, no, societaria, no, con, come posso dire, con soddisfazione, no, con soddisfazione, dire grazie anche a costoro che si sono messi e si metteranno sul groppone una responsabilità mai vista. Ma si ricomincia, si riparte. Quindi cerchiamo di partire, di non bisogna mettere a moto la macchina. Sì, sì. Puoi sì partire con la macchina spenta. Sì. Allora, guardate qua, noi abbiamo con Pasqualino, che ringrazio. Secondo me, Tony, come dire, bisogna vedere lungo ormai. No, no, è inutile no andare a guardare quello bisogna che bisogna guardare avanti, Pasquale. Che succede? Bisogna lo sappiamo. Bisogna guardare avanti. Due anni fa giocavamo col Foggia, col Lecce, col Catanzaro, con il Benevento, abbiamo giocato col Carpe e adesso dobbiamo giocare con il Cacuré. Il Benevento, guardate i casi, però bisogna ripartire da qua. In Serie A. Che cosa dobbiamo fare? Il Benevento è in Serie A. Noi ricominciamo da capo. Bisogna anche riflettere che questa città c'ha tre squadre in promozione. Donne, tre squadre in promozione. Sono anche queste forze disgregate nel territorio. Bisogna anche riflettere. Ci sono tre squadre di pallavolo in Serie B. Tre squadre di pallavolo in Serie B. Cioè noi siamo un'anomalia, secondo me, a livello nazionale. Per esempio, no, una squadra unica alla media, no, guai a parlarne, è campominato, guai se un giornalista una mattina si isa a Pasquale e ti liberano articoli. Ma perché non si pensa finalmente concretamente alla squadra unica? Avrà un sit-in su Po' Corso, perché lei c'è la nuova redazione del quotidiano, la suda che sta pieno così. Altre cose, Tony, una cosa che volevo dire, giusto per far capire, cioè questo, giustamente tutti questi tifosi io li capisco, io comprendo la loro, perché è la stessa cosa, amarezza, no, però solo che io adesso cerco di guardare avanti per capire, perché guardando intorno non vedo altre soluzioni, cioè che chi critica queste cose che c'è adesso, cioè, allora che proponessero loro quale poteva essere l'idea di restare in vita la Vigonata, fermo restando tutte quelle occasioni fallite che da aprile in poi sono state tante occasioni fallite. Allora, Pasqua, ma visto che si cama, lei ha approfittato, insomma, anche perché non dimentichiamo, ci avevamo parlato ampiamente di economia, perché voglio dire è un argomento che merita. La mezza terme deve stare attento, perché vedi, c'è la ZES, la zona economica, no? Catanzaro si candida a fare la ZES, però insieme alla mezza terme si candida, perché Catanzaro vuole essere a guida, perché se Catanzaro vuole tutti questi fondi per fare la ZES, la zona economica potrebbe essere contenuta nel decreto sud, ha bisogno della mezza terme, come al solito Catanzaro si va avanti senza parlare con la mezza terme. Sì, zona economica e risorse, però io ho sentito le dichiarazioni del sindaco Abramo,
lui dice Catanzaro è Lamezia. Eh sì, ma Lamezia la deve coinvolgere, prima di parlare e dire queste cose ci hai parlato con Lamezia. Ci ha parlato con Lamezia. Guarda, la città di Catanzaro si candida, ecco, non è che dicono le città di Catanzaro e Lamezia, ma città di Catanzaro si candida a guidare il processo di istituzione nell'area centrale della Calabria di una delle due ZES, zone economiche speciali, la città di Catanzaro. E poi per fare questo c'è bisogno di Lamezia, perché non dicono Lamezia e Catanzaro si candidano al plurale? Ma era una questione che riguardava i capoluoghi di regione? No, le due città. No, cioè, voglio dire. Guarda che dice Abramo, la città è pronta a guidare il processo di istituzione, perché è Lamezia, perché poi per fare questo c'è bisogno Pasqua, di Lamezia. Ma ti chiedo scusa, Pasqua, ma quale voglio dire dibattito politico abbiamo a Lamezia? Ma lo abbiamo visto nelle ultime settimane di chi si è parlato? Scusa, ma sicché la nostra classe politica, si fa così per dire, tra parentesi, la nostra classe politica si fa c'è così per dire. C'è un impoverimento politico. Da Pasqua, ma stiamo scherzando. Là si parla, a Catanzaro si parla di cose serie, poi siamo i primi a rompere le palle. Questi Catanzaro così e colà. Ma per cortesia smettetela, noi siamo un paese di Lamezia Terme, è così, perché lo hanno ridotto così, abbiamo avuto mille possibilità, non dimentico mai, e Pasquale mi correggerà, non dimentico mai che Lamezia Terme a livello di rappresentanza c'è stato un momento storico che occupava gli scranni del Parlamento, della regione, della provincia, nonostante ciò ancora si masti condizioni, ti ricordi? Vogliamo fare un elenco, immaginate quello che voglio dire, anche nel momento di massimo fulgore, di massima rappresentanza, no, noi non siamo riusciti a cambiare nulla, e parlami di Catanzaro, ma state al vostro posto, parliamo piuttosto dei cazzi nostri, che sono grassi e grossi, come dice la nonna mia Virginia. Ieri, Tony, c'è stato, rimanendo in tema, no? Ieri c'è stata l'inaugurazione di 5 km della strada del Medio Saputo, no? Cioè dopo 30 anni hanno inaugurato solo 5 km, no? Questa è una strada che collega, tu lo sai, Catanzaro e Cosenza, però passando dai comuni dell'entroterra. Questa è una strada che, se dovesse essere completata, taglierebbe definitivamente Lamezia col comprensorio. Sì. Ma di questo ne abbiamo parlato. È negativa per Lamezia Terme questa strada. Quindi tu dici che è meglio non c'è? No, intanto già si chiama la strada che non c'è. Speriamo allora. No. Ecco, allora questa è un'opera che noi auspichiamo vivamente, io e Pasqualino, mi diventa un'eterna incompiuta. Sa che significa da Conflenti, Serra Stretta, Soveria, arrivare subito a Cosenza o a Catanzaro? Non verrebbero più in Lamezia. Guardate qua, sembrano, questo discorso qua, no? Sembra così. Invece ha un'importanza, cari amministratori, no, che ve lo lascio immaginare, è lo stesso discorso che ho fatto per la Sagal. Io ancora oggi non capisco perché Lamezia si è tirata fuori dall'aumento di capitale al momento. Qual è la strategia del comune, Pasqua? Perché qua si rischia di passare da un ruolo di rilevanza ad un ruolo di irrilevanza, perché andrà a finire nelle mani di altri, soprattutto Reggio, la farà da padrone. Non so, Reggio e Crotone che sono fallite, le società di Reggio e Crotone, cioè questi di Reggio e Crotone, questi politici, i sindacati di Reggio e Crotone che parlano sempre contro la Sagas, ma perché non dicono che loro sono falliti? La Sogas perché è fallita? La Sagas perché è fallita? Quei sindacati, per cortesia, i sindacati non aprite bocca. Loro falliscono. Perché voi siete compartecipi dei fallimenti, i sindacati. I sindacati siete parte integrante, fate parte del giocattolo. In Calabria deve restare aperto un solo aeroporto, quello della Lamezia Terme. Signor De Grazia, dato che lei oggi sta facendo le public relations, dico due caffè cortesemente possiamo averle. No,
non oso tanto. Se qualcuno ci può portare due caffè, per favore. Gentilmente, per favore. E poi beh, ho detto per favore, gentilmente, per favore. Scusi Salvatore, se vi ho distolto da questi ragionamenti. Allora, abbiamo parlato della strada che incomincia ad esserci, che è questa del Medio Savuto, una strada, e sono d'accordo con Pasquale, che se dovesse, no, nel momento in cui verrà resa agibile nel pieno della sua efficienza, taglierà definitivamente la nostra città dai paesi dell'entroterra, quelli che storicamente hanno sempre scenduto alla Mezia, ed è una. Sul fatto della SACEL ho chiesto ai nostri amici, qualcuno può venire qua a spiegarmi che sta succedendo alla SACEL, perché nell'aumento di capitale noi siamo in stand by, che sta succedendo, è una strategia, non è una strategia, cioè fatemi capire, cioè poi non ci dobbiamo lamentare, perché noi non a caso sul computer, quando noi i primi tempi scrivevamo Lamentini, no, ti dava sempre Lamentini, perché non la riconosceva la parola, ti ricordi? Sì. Ma noi siamo Lamentini davvero, siamo solo capaci di lamentarci, non di fare proposte, non di fare proposte, di lamentarci e soprattutto puntare l'indice contro chiunque, no, dicendo a noi, ah, quella è la causa dei nostri mali. Non è così, Catanzaro non è la causa dei nostri mali, siamo noi che ci siamo sempre tagliati le palle, siamo noi che non abbiamo avuto mai una classe dirigente degna di tal nome, questa è la verità, perché i nostri politici, quelli più importanti, hanno fatto in modo che non crescesse una nuova classe dirigente, proprio per tenere loro in mano sempre il potere, e lo stanno dimostrando. Lo stanno dimostrando. Tony, cioè, questa è una notizia molto importante. Quale sarebbe? Come tu sai, no, adesso per fare l'iscrizione a scuola c'è l'obbligatorietà del vaccino. Ah, allora attenzione, no, allora dato che passiamo da un argomento all'altro. Allora no, voglio dire, già che si tratta di un argomento molto delicato che interessa le famiglie. Quindi siamo alla vigilia dell'apertura delle scuole, tra virgolette. State a sentire cosa ci dice l'amico. Siccome adesso è obbligatorio far vaccinare i propri figli, altrimenti non si iscrivono a scuola e vanno incontro alle sanzioni alle famiglie, alla mezza sta succedendo che, siccome non c'erano abituati a queste cose, c'è un caos. Infatti il direttore generale dell'ASPI dice ai genitori, Giuseppe Perri, consultate i pediatri invece delle pagine internet. Non c'è dubbio. Fino a poco tempo fa la stragrande maggioranza delle famiglie del comprensorio della Mezza Terme non aveva mai fatto vaccinare i propri figli. Questo è grave. Quindi questo emerge parlando con gli addetti al servizio vaccinazione della Mezza Terme. Quindi c'è l'allarme morbillo, dove si è aggiunta appunto l'approvazione della CAP. Quindi adesso praticamente c'è, dopo il decreto c'è una grande folla adesso, una grande corsa alla vaccinazione. Allora, e per moltissime famiglie è la prima volta. Allora, caro amico nostro, mi rivolgo ovviamente al Giuseppe Perri. Giuseppe, cortesemente, caro sindaco, cortesemente, i locali laddove avvengono questo tipo di operazioni, tra virgolette vaccinazioni, è un locale angusto, è un locale piccolo, stretto, dato che alla Mezia andavimo locale, no, anche nello stesso ospedale abbiamo degli stanzoni enormi, liberi, fate in modo di cambiare il sito di questo ufficio, di questo servizio, perché si sono viste cose turche durante l'inverno, non sa che le mamme con i carruzzelli là, tutti quanti ora, con gli ombrelli, perché là non ci cabe nessuno, giù per qua, cacciati 4-5 carruzzelli non ci cabe nessuno. Cioè voglio dire, sembrano delle banalità. Io, guardate qua, noi certe cose le vediamo e ve le suggeriamo,
sindaco, fatti promotore assieme al nostro caro amico direttore generale Giuseppe Perri, cercate di trovare dei locali più idonei per la questione delle vaccinazioni. Guardate che stiamo arrivando, o in davimo tre. Tonino, io ti devo lasciare. Ma non più sempre, no. A Pasqua tornerà meglio di prima, pistiere una ballata con la signorina Erminia. Devo lasciare, buona giornata. Ti ringrazio tanto, ti ringrazio tanto Pasqua, buona giornata e buon lavoro. Bene, Giovanni, vieni tu. E soprattutto buon lavoro. Ciao, ci vediamo. Caro, eh. Oh, qualche scum domani, Pasqua, cerca di ravvivare quest'estate. Ecco qua. Buongiorno. È arrivato reduce da una lunga tournée. Senti, mi dica. Quello che diceva Pasqualino, tu avete fatto. Non torniamo più sull'argomento di prima. No, però. Il caffè mi riporta, Luca. Si muore, ma io non lo voglio, da di Pasqualino. No, volevo sapere. Pasquale, scusa, Pasquale, il caffè. Ma abbiamo detto che t'hai pagato, Pasquale. Sta arrivando. Sì, sta arrivando, te lo prego. No, volevo dire che poi la Vigora in fondo c'ha tutti questi soldi che avanza al comune, del Parma, insomma, alla fine ha fatto un ragionamento, avete fatto un ragionamento sano. Se si interveniva prima, insomma, anche politicamente. No, chiedo 200, chiedo 100, 250 quanto sono del Parma, non sono più esigibili. Sì, tanto però, è vero che ho detto, però, come i soldi che avanzavano tu comune da esatto, però comune come il fatto d'Ancona, che per storicità, per abitanze, muoveva la politica, poteva essere iscritta la promozione. Purtroppo la nostra politica evidentemente non ritiene il gioco del calcio degno. Non mi posso alzare che. Dammi la mano. Degno di attenzione. Che fa un po' come si può fare vedere la televisione. No, allora. Alendalone. Allora, insomma, allora. Ieri ma tu hai attaccato una cosa, ieri. Allora io ieri sono assento. Andato, no, ti hai assente, fatto qualcosa io, tu? Io sì, ieri sono stato lo dici, per esempio no? In questa conferenza stampa del 9 e 10 agosto ti volevo anticipare che il giorno 9 mattina noi saremo proprio a San Biase, sì. Non te l'ho detto perché sei stato impegnato a questa bella iniziativa. Tu devi dire che bella, sei una vera amica, una, ma c'è lo zucchero come al solito. Ma potete dare questa vita, il servizio incomincia a diventare no, un no, servizio. No. Perché la signora Vera, quando vede te, vede il tuo fascino. Canna luogo. La signora Vera vede il tuo fascino e. Capito? Sì. Comunque andiamo avanti. No, ti stavo dicendo appunto, queste liriche intanto, note. Intanto tu hai sbagliato, già in premessa già hai sbagliato. Dobbiamo essere, giorno no, devi essere là, giorno 9 tu, io, ci sarai tu il rappresentante. Ci sarà il sindaco di Chiusi, che sarà ospite della città. E ci Chiusi è... come siamo noi, ci ha spiegato lo sindaco. Pure non c'è già la differenza tra noi e io, insomma. No. Comunque faremo là la conferenza stampa nel centro storico di San Biase. Siccome ero convinto che a te piaceva l'idea, perché ti è sempre piaciuto andare al centro storico. Ma il 9 chi è? Il 9 dovrebbe essere lunedì o martedì. Ma il 9 c'è, incomincia la manifestazione. Il 9 la conferenza stampa già c'è stata. Sì, c'è stata ieri, l'abbiamo pure registrata. Il 9 è il 10 agosto. Noi il 9 mattina avremo ospite il sindaco di Chiusi e ci sarà De Bias, cioè, a che volemo insomma. Giusto per dare importanza a questa manifestazione che è molto importante. Spiega che Salvatore De Bias è protagonista della serata sì. Perché presenterà una sua opera Matitissimo Higgi di Caino. Beh, ti sei molto informato. Non mi sbaglio. No, sì. Perché la conosco. Quindi io mi pare che inviterei a Salvatore De Bia di lasciare la politica. Salvatore, lascia stare, dimettiti. Tieni, infatti no. È in due vesti, sia come poeta che come politico. Presidente datti al teatro. Tu dici ma già il teatro pure là a Palazzo Madame, ho capito. Comunque non ci sarà. No, è una cosa perché ogni anno io c'è più morabito quasi in cazzo. Cosa ho fatto ieri, poi ieri abbiamo mandato in onda la gara ciclistica che è piaciuta a tutti, fatta molto bene, caro Tonino. Cioè, diciamo che la televisione continua anche nei momenti di vacanze, cose, noi produciamo sempre, nella piccola nostra caccamella, diciamo. Vabbè Giova, purtroppo. Vediamo che dici in questa carta, abbiamo parlato. Allora, Donino, per quanto riguarda andiamo alla Gazzetta del Sud, tanto come quotidiano hai avuto a Pasqualino ospite questa mattina. Che vergogna, grazie. Abbiamo chiesto, ecco, abbiamo un linzuolo cosiddetto. Di questo ne avete parlato? No, non
allora, abbiamo toccato l'argomento Vigolo. Solo Vigolo, infatti il depuratore scarica in un'area protetta SIC, stiamo parlando di quella zona dove c'è il nostro depuratore, no? Nei 409 comuni ci sono 765 impianti censiti finora, il 13% richiede l'adeguamento tecnologici. Parentelo, lo dice il Movimento 5 Stelle. Vabbè, ma qua sta parlando dei 409, esatto. Tutta la Calabria praticamente. Interroga il Ministro dell'Ambiente sulle dune dell'Angitola, una zona di pregio da salvaguardare, ma sempre, molte volte abbandonata dai politici. Ma sempre i cazzi di piacchi, ma usando quella ria secca, un'ela che dà la vota. Sì, sì, che sono bellissime. No, voglio dire, ma... Molti lampadine non conoscono poi. Sì, ma i comuni, voglio dire, i comuni che hanno fatto. Intanto SIC... è importante questo. Sito di interesse comunitario. Noi abbiamo la zona SIC che riguarda parti di Laghi della Vota, Cizzeria e arriva fino all'Angitola. Abbiamo un equilibrio là molto delicato. Ma quale amministrazione si è preso la briga, no? Di studiare queste cose, di salvaguardarle. Figuratevi, cioè, che proprio nella zona che dice Tonino ogni anno vengono degli uccelli particolari. Sì, c'è questa volta di migrazione, di cose. E sostano là molti tipi di uccelli, no? Molti tipi di volatili. E noi neanche certe volte neanche lo sappiamo. Quello è proprio un luogo di studio di chi fa ambiente, natura. Già, sono due aree SIC, che quest'area SIC che è favolosa, ti ripeti, lei la vota, che dovrebbe essere quella zona veramente, no, voglio dire, messa in rilievo, ma non se ne parla, perché la gente quando va là, ma chi c'è che ha tutta stacca, questa cosa? Perché non abbiamo avuto mai una classe politica, diciamo la verità, che volesse, no, avesse proprio in mente di valorizzare tutte le cose che abbiamo. Guardate che i Laghi della Vota è un ambiente naturale, eccetera, un equilibrio, che è unico in Italia. Pare che lo stesso, se ben ricordo, il mio amico Luca, mi riferisco a Luca Gatto che saluto, mi parlava che nella zona del Lazio c'era una piccolissima, voglio dire, zona, ma nulla a che vedere con la nostra. Ciao. Questo per dirvi, no, che ecco la politica, che significa, caro Paolo, quando io parlo di politica, che bisogna fare la politica, che conta la tabellina pitagorica, va bene, però chi sta la politica? No, questa è la politica. Cioè, un de che di venire, con tutto il rispetto, di parentela, l'amico parentela. Parentela del Movimento Metà 5 Stelle. No, Movimento 5 Stelle è Edo. Il Movimento 5 Stelle, perché è un onorevole, è un deputato di Catanzaro. Caro Paolo, certamente lui fa bene, ecco, fa bene a riportare, voglio dire, certo, alla luce questa storia. Però deve essere nuova, no? Non ci pensiamo, cioè, voglio dire, come facciamo per la città, facciamo per le zone circostanti? Insomma, non c'è una cultura ambientalista, non c'è una cultura ecologica qua a Lamezia, no? E lo vediamo con tutta sta carneficina di discarica a cielo aperto, sta identità. A gente con anche una ruga, vedi che è quello casco, perché il casco adesso è obbligatorio nelle rughe, perché arriva anche un urinale, no, e anche una inestra o anche una busta di 5-6 kg di pezzatura, soprattutto con 50 etti di melone che mi viene a mare. E che tu qua? Cioè, guardate che ieri dopo 20 anni Gesù Cristo non ha basato, insomma, no? Gesù, e noi non sappiamo sfruttare c'è Dio che è passato veramente di qua da queste parti, no? E ha detto questi quattro contrasti, lui c'è tutta cogigella bella, vediamo se apprezzano e la può migliorare. Ma non l'abbiamo neanche capito. Non si può migliorare un disegno di Dio, non si può migliorare, però la dobbiamo almeno mantenere. Chisti siete. Cambiando argomento, ieri c'è stata l'apertura di una strada che noi ci siamo occupati con video soccorso 23 anni fa. Vale, abbiamo dopo parlato. Ah.
Sì, l'ho preoccupato qua lì. Ah, io lo sapevo. La strada che non c'è. La strada, bravo. Abbiamo detto, tu eri distratto, sì. Abbiamo detto, speriamo, questa è una di quelle opere che auspichiamo non finisce mai. No, volevo dire perché, la stessa cosa. Non perché taglierà definitivamente fuori la città di Lamezia Terme rispetto a tutti i paesi collinari. La stessa cosa. Vado direttamente a Cosenza. Che ci va a fare la Mezia nuova. Già noi siamo morti per cavoli di noce, no? Quello che non vogliono capire, però va tutto bene. I conti 5x4 20 più 15 35. Insomma, abbiamo guadagnati 4.500 lire. Diciamo che si perde anche il fascino del panorama di quella zona, no? Perché la Mezia viene tagliata fuori, io appunto volevo dire questo. Insomma, è una cosa, vabbè, comunque Giovanni, al sindaco noi facciamo sempre questo appello: si deve fare politica e si deve fare ragioneria. Qua si sta facendo solo ragioneria, arriveremo al punto nel 2020 con i conti a posto e con una città nella merda. Quali sono i risultati, scusi? Ah, ma abbiamo messo a posto le casse comunali, e chi se ne strafotte se la gente deve vivere nella merda, tra le discariche, se su cazzo di campi di scordovillo non sono capaci mo spostano, ma hanno un progetto degno di questo nome. Se a San Pietro Lametino non lo mettono a posto e rendono quell'ingresso agibile, no, che qui Giovanni e qui la telecamera mi è arrivata a San Pietro Lametino e c'era un muro tra rigoriferi e matarazzi, ma t'ha scordato? Roberto. Abbiamo fatto le immagini anche nella stazioncina di San Pietro Lametino. Ormai è diventata una sala d'attesa dei topi. Ma una cosa vergognosa, chi sono i così che contano? Allora, se queste cose camminano di pari passo, io sono d'accordo. Ma se una cosa prevale sull'altra, non ci siamo. No, ti prego, non dare notizie in esclusiva perché c'è la concorrenza televisione vicino che ci vuole rubare le notizie. Chi è? Salvatore Muraga, quello presidente di Zapping. Stanno messo un caso, stanno a sentire chi le chiede. Sono amici, non sono. E quindi, intanto stanno piato a Bonolis, ma aveva piato io, stanno piato ieri sera. Chi è? A Bonolis. Alto, fermati. Ti piace a Bonolis? Sì, ma fermati. Gillette? Sì, ma fermati. A chi ne vuoi? Fermati, fermati, hanno un riferimento. No, e devi tagliare là. No, parliamo di Giletti e di Bonolis. Giletti e Bonolis mi stanno bene. E non sappia tu io c'è Bonolis. E mo si piglia, Giletti e Bonolis. Ha capito che ti voglio dire. Compa. No, stiamo parlando di un'altra cosa. Sono nato prima di te, no. Del presidente e del vicepresidente. E invece, molto prima di voi, hai capito? Vai. Abbiamo comprato un pezzo di terra là, vedi. Va bene. Allora, cominciamo a parlare, chi c'è? Quando io rubava queste parti parte. Sei stato. Tu non te ne manco un te pensieri di pace. Ma io non ero là. Ma oggi mi ha capito che voglio dire. Io gli a rubare. E tu ancora mi vieni nascere. Cambia discorso, dai. Andiamo va avanti. Visto che ha portato il suo biglietto, dai. Non è un biglietto, un volantino. Il tuo biglietto, volantino, chiamalo come vuoi, dai. Allora, c'è un incontro con i libri di Rubettino. Ah, sì. Che facciamo vedere. Con la presentazione di è un concerto, più che una presentazione del libro. Di Ettore Castagna, Del sangue e del vino. Giovedì 3 agosto 2017. Oh, yeah. Sì. Ma hanno portato stamattina. Oggi, quindi alle 6:30 oggi pomeriggio, sì, praticamente. Giovedì 3 agosto alle ore 18:30. Quindi c'è nel cortile di Palazzo Nicotera, sì. Capite dove c'è la biblioteca comunale e la Mezza Terra. Quindi è un concerto, presentazione e concerto nello stesso tempo. Organizzato dalla Seggio Libre di La Mezza Terme. Salutiamo la nostra amica. Va bene? Sì. Sì, non c'è niente. Allora, vedi a che punto siamo. Presidente, potete vedere a quanto abbiamo di minutaggio, per favore? Che stavo facendo stamattina questi chiacchieri tu? A quanto siamo? I tempi. Anche 46. Ci possiamo praticamente alzare. Sì. Vabbè, salutiamo a coso? Ad Albino, che è in ferie. Albino è in ferie, siamo parte, via per l'apparecchio. Salutiamo il poverino, parte per dispiacere, ha detto. Quindi questo mi dispiace. Allora, questo se no stiamo. Allora, salutiamo il sindaco. Sindaco. Salutiamo tutta la città, salutiamo l'amministrazione. Mi raccomando,
questo qui è un momento molto delicato, ripeto, sindaco, uno sguardo alla Sagal. No, a proposito, sabato abbiamo qua in televisione un personaggio che conoscete tutti quanti. Speriamo che c'è, perché lo sotto da ben ora. E che possiate gradire. Viene qua. Buongiorno, mi dica. Una cortesia, ho visto un vecchietto. Poi parliamo lì. Stiamo registrando. Volevo io denunciare un fatto che il Vespasiano. Ma venga qui, lo dica. Ma scusa, perché non lo denunci pubblicamente? Venga qui. Venga. No, di qua deve venire, di qua. Prego. C'è una telecamera, stiamo registrando. Una telecamera. Si abbassa. Vedi dov'è? Io abito alla Messia. Però non è la Messia. No, originario. Originario. Ormai da 20 anni che lavoriamo qui. Allora, prego, mi dica. Un professionista. Che è successo? Perché vuole? Ho visto un vecchietto il quale aveva bisogno di fare qualche cosa di estremamente naturale. Ma cosa era? Un bisogno fisiologico? Fisiologico. È andato al Vespasiano, scappava ed è addirittura scivolato. Mi ha fatto vedere un altro che è uno schifo, è tutto pieno di porcherie, cioè dire è inagibile. Ma qua a Piazza d'Armi? Vicino alla cattedrale. Ah, famoso bell'uomo, quello famoso, ma indipendentemente da questo fatto, a me è risultato per la prima volta e ritengo che una ma noi siamo abituati a stupire le persone che vengono da fuori, scusate. Lei è rimasto stupito. Bravissimo. E siamo riusciti. Abbiamo presentato un uccesso in merda, di niente merda. Però la civiltà, siccome la Mezia ritengo sia una cittadina civile, qualche volta ci può essere qualche lato negativo, dappertutto ci sono questi lati negativi. Comunque io ho fatto anche un'email al sindaco dicendo che la civiltà di una cittadina si misura dalla pulizia dei Vespasiani, anche se lui non ritiene tale. L'ha detto Enrico Mattei. Enrico Mattei, presidente dell'ENI, era presidente dell'ENI, viveva e ha fatto tutto quel boom l'ENI, perché lui andava a fare ispezione presso i motel proprio in quei luoghi dove nessuno andava e dove non si pagava, perché bisogna diceva pagare quello per il biglietto da visita. Esatto, diceva. È una forma per dire siamo civili. Ecco, bene, mettiamoci questo carico di 11. Pino Maceri, la ringrazio. Siamo noi a ringraziare lei. Grazie a lei, signor Pino. Bene, abbiamo finito. Abbiamo chiuso con questa chicca e con questi complimenti sperticati nei confronti della nostra amministrazione. Chi sti siti? Piativilli, sti carichi 11. Va bene. Ci vediamo. E diatevi a fare un bagno. Tu vai? No, io non vado più, me lo faccio nella vasca, da bagno a casa. Perfetto. Arrivederci. Vogliamoci bene, è arrivato il nostro amico Pasquale De Santo. Famoso elettricista, famosissimo. Famosa elettricista, non riesce a movimentare a posto un lampadario, una piretta. Famosa elettricista, arrivederci. Puoi venire a rispondere. Non mi ha chiamato. C'è il diritto di replica se vuoi. Non mi ha risposto. Ma venne casa della ancora cosa. Ma venne parlare, non parlare. Ma venne casa. Domani è timido. Lui preferisce parlare di notte. Eccellenza. Di notte, eccellenza. Era collegato stanotte. Quando mai? E come quando mai? Vabbè, non c'è niente che fare. Arrivederci a tutti. Ecco la chitarra non c'è. No, non abbiamo chitarre oggi.